Alberto. Cognome Bertolotti. Data di nascita 18/10/1968. Professione imprenditore. Segni particolari. Neoeletto. Molto fresco. Buongiorno Alberto. Buongiorno Alberto. Ben trovato. Neoeletto. Buongiorno. Presidente ovviamente di Confcommercio Cagliari, dopo un bel periodo passato insomma sotto una quasi dittatura, pare sia stato così. Poi dopo magari ne parliamo meglio, ma prima facciamo questa operazione: salutiamo la mamma di Alberto che ci sta guardando. Sì, io certo, penso certo. Di sì, perché lei è entrato nelle viscere. Quella giovanissima signorina, ho conosciuto il fidanzato e poi il marito. Io sono Marco Mameli, fratellino di Ninuccio Mameli, se tu conosci molto bene, che andava da voi a pranzare, a studiare con Benito. Beh, ciao cara. Allora ciao. Qua una carrambata, è una carrambata quasi. Siamo di famiglia. È dai. Bello poter condividere anche queste cose, ma adesso in realtà con Alberto cerchiamo di capire meglio appunto. Bacio la mamma. Certo, la mamma è doverosa baciarla. Saluto anch'io la mia che ci sta guardando e ci guarda tutti i giorni, perché la mamma è sempre la mamma, ma anche il babbo è sempre il babbo, quindi ci mancherebbe altro. Allora, in questo caso Confcommercio Cagliari ha sicuramente vissuto momenti di grande emozione nel poter percorrere strade nuove rispetto al vecchio che era lì da sedimentato da un ventennio, non so da quanto. Da 12 anni, 12 anni. Sugli 8 consentiti per statuto, quindi c'era un po' una patologia in corso che abbiamo curato, risolto, abbiamo creato questo laboratorio di 15 dirigenti che stanno lavorando come dei pazzi per produrre risultati, per produrre effetti tangibili. Io voglio partire da lì. Cosa muove nella vita di uno che già fa l'imprenditore, già ha tante cose da tenere presenti, poi la voglia di mettersi in gioco, in discussione così tanto, perché poi è stata una battaglia nel senso buono del termine, riuscire a scardinare questo meccanismo. Ma cosa muove un imprenditore a fare, a impegnarsi gratuitamente per gli altri imprenditori? Per gli altri imprenditori, il fatto di non aver ricevuto risposte. Che fosse una diaria proprio. Mia mamma mi ha detto l'altro giorno che la stanno fermando tutti per strada per chiederle quanto prendo di indennità. Non prendo niente, zero. Patriota. Così. Oggi come oggi forse i nuovi patrioti sono questi. Complimenti. In effetti sì. Vabbè, comunque. Sì, è una è puro volontariato. Ho capito. Puro volontariato, serve che qualcuno si impegni, anche soprattutto in questo momento in cui l'entusiasmo sta venendo a mancare. Se qualcuno ha ancora un pochino, speriamo che riesca a contagiare i colleghi. Ecco. Siccome non sono da solo, tra l'altro, sono soltanto una espressione, coordino e sintetizzo le istanze di altri 15 pazzi come me, che si stanno impegnando allo stesso modo. Io sto solo facendo, mi piace ricordare e citare quanto mi ha scritto ieri uno di questi pazzi, mi ha scritto in sardo: su presidenti gettendi carboni in locomotiva. Buttando carbone in locomotiva, la locomotiva sta viaggiando. Questa locomotiva che è appena partita dalla stazione 1, perché adesso è stazione 1, si riparte. La stazza fisica ce l'ha per fare questo lavoro. Più secondo me del giocatore di basket o di pallavolo. Ragazzi, secondo me hai giocato a qualcosa di simile. Ho giocato a calcio, meglio che in altri sport. Attenzione, mi viene in mente uno Scirea e un Brio della situazione, capito? Facendo un po' di raffronto. Sì, in realtà giocavo da trequartista con propensione alla verticalizzazione, quindi ad andare verso l'obiettivo. Ma tu sai quante squadre stanno cercando i trequartisti? E sono un po' fuori età adesso. Essendo molto alto, la verticalizzazione comporta anche essere molto, molto rapidi, quindi tu sei uno alto ma coordinato. Agile, ma non lo so, credo di sì. Per esempio, io porto tutto da ragazzo. Tennis. Il tennis, i giocatori molto alti come Isner, per esempio, hanno grandi capacità sul servizio e il gioco di volo, ma quando devono spostarsi non in laterale ma in avanti sono un po' delle giraffe, no? Capisci? Però Isner è alto 2,03 m, quindi tu però quanto sei alto? 1,87 m, 1,88 m. Come mezz'ala ci può fare. Quindi la statura, non solo per giocare a calcio in un certo ma modo, ma anche la statura e anche per lanciarmi. Anche per lanciarmi nel vuoto, perché ho fatto il paracadutista, tra l'altro. Ragazzo
mi piace, ci sorprende. No, mi piace. Grazie per il ragazzo. Beh, non aspetta a noi, indubbiamente. Aspetta a te o a noi cosa? Che fai? Plurale maiestatis, ma che ragazza anche come freschezza fisica. Scusa, grazie. Rispetto il noi, hai usato un noi improprio, perché io ne ho 40. Beh, non farmi passare il vernice. Non sono più un ragazzo, ma mi trovi molto vecchio. Tu quanti anni hai? 68. Io 68. Ma stai scherzando? Sto andando 68. Non ci posso credere. Mi avvicino 70. Complimenti. 68 sotto il gatto morto. Sopra il gatto morto 86. Adesso perché io gli ho detto una confidenza privata, non lo allarghi. Va bene. Scusaci. Riportiamo perché questo è fatto così. Esatto. Insomma, entriamo in cose più... Meno male che sono venuto vestito informale oggi, senza giacca e cravatta. La sto portando un po' troppo spesso. Adesso io che sono bagnino, tra l'altro, faccio il bagnino, faccio l'imprenditore balneare, però con orgoglio indosso sempre insieme ai miei ragazzi e ai miei collaboratori la maglietta rossa con la scritta fai bene. E noi se tu fossi venuto con la giacca e la cravatta ci saremmo sentiti un po' a disagio, perché noi siamo poco da giacca e cravatta, molto condizionato. Ora c'è tutto ovviamente il fermento adesso proprio tra l'altro per anche quello che è il segmento natalizio, no? Perché i commercianti in qualche maniera tendono sempre chiaramente a rivolgere molta attenzione a questo periodo, laddove appunto la crisi impera si cerca di sperare in quelle che sono le feste, però magari ci si mette in mezzo anche il discorso dei lavori, delle cose. Insomma, che clima c'è? Ma indubbiamente c'è molto malcontento, cascano le braccia di fronte al fatto che un'amministrazione comunale, poi andremo a verificare tutte le ragioni, perché probabilmente il cronoprogramma della procedura degli appalti non consentiva di fare i lavori se non proprio in questo periodo. D'altro canto, se sono lavori che si stavano attendendo, più che altro qualcuno diceva i fondi che si sarebbero rischiati di perdere. Sì, è probabile che ci sia qualcosa di questo genere. Infatti abbiamo chiesto immediatamente appena insediati e c'è stata anche c'è già arrivata la risposta all'amministrazione comunale di Cagliari, al sindaco Zedda, all'assessore Marras e all'assessore Argiolas di riceverci per capire, certo, per studiare le carte, capire se c'è la possibilità di un nostro contributo a migliorare le procedure una prossima volta, evidentemente, visto che adesso siamo arrivati in un momento in cui già le ormai cose erano decise. La frittata è fatta. Ma voi avete già una strategia, avete già delle richieste da fare che possono migliorare la struttura? Ma senza perché dubbio, quando viene eletto uno, almeno per le esperienze che ho io, uno già fa un programma. Certo, se il programma, certo, viene votato, questa è la linea politica. Certo, certo che, certo che abbiamo fatto un programma e abbiamo l'obiettivo di contribuire a rivitalizzare il tessuto economico di tutto il sud Sardegna. Tra l'altro Confcommercio Cagliari sta per modificare la denominazione, per nostra scelta si chiamerà Confcommercio Sud Sardegna, per dare un segnale tangibile anche formale. Sì, perché sennò ai territori. Esatto. Lo stiamo facendo anche uscendo dagli uffici. Abbiamo programmato una serie di consigli direttivi nel territorio. Saremo a Carbonia, saremo al mercato ortofrutticolo in una delle prossime riunioni. Saremo a Iglesias, saremo a Muravera, saremo a Guspini. Cioè i dirigenti vanno verso il territorio e non stanno più ad aspettare gli associati all'interno degli uffici, questo per cogliere direttamente le istanze, per far funzionare il cervello collettivo, per arricchire il nostro bagaglio di esperienze e di proposte anche alle amministrazioni comunali. Subito siamo stati impegnati nella rivisitazione dello statuto per renderlo più rispondente alle necessità di dinamismo che un'organizzazione di questo tipo ha, e anche per metterlo al sicuro e porre delle condizioni molto più stringenti, vista l'esperienza dalla quale siamo arrivati e che abbiamo combattuto. Adesso le regole per quanto puoi stare in carica? Assolutamente tu? Non più di due mandati. Cioè, dal primo giorno di 4 anni in adeguamento allo statuto nazionale è diventato di 5 anni. Ma io credo che dopo il quinto anno sarò già abbastanza sfiancato, perché sono già sfiancato. Quindi dopo le prime due settimane. Due mandati vorrebbe dire 10 anni. Al massimo. Al massimo, e sarebbe quello che dovrebbero fare i politici, al massimo due legislature. Sì, sono d'accordo, anche non perché poi cambio generazionale, ma perché poi dopo 10 anni veramente siamo spremuti come limoni. Se ci impegniamo veramente siamo spremuti come limoni, e soprattutto, e non nel tuo caso, perché abbiamo detto totale volontariato, invece dall'altra parte in 10 anni hanno spremuto come limoni le casse dello Stato, quindi hanno già preso abbastanza. C'è un'altra, infatti abbiamo posto un'altra clausola, non nello statuto ma nel patto
tra gentiluomini e gentildonne che sono i dirigenti, che è quello di non cumulare cariche esterne. Nel senso, quindi tu sei solo presidente, di questa associazione. Esattamente. Quindi devi rifiutare per statuto altri incarichi. Non per statuto, è un patto tra gentiluomini e gentildonne. Diciamo, etico e morale, diciamo che sarà importante nel momento in cui saranno rivisti, sarà rivista la geografia degli assetti della Camera di Commercio, sì, che chiaramente i dirigenti più significativi, più importanti della Confcommercio siedano in Camera di Commercio, questo è ovvio, però oltre i due incarichi esterni non si può accumulare, questo perché non ci si affezioni troppo, sì, al potere, alla poltrona, no, per l'esperienza perché, del passato. Esatto, perché nel passato 13-14 incarichi esterni si parlava nel passato. Sì, è vero. Rimanendo tra l'altro sull'attualità stretta, è che non si sbaglino le carte di credito da usare, che uno dice orca miseria, ho pagato con la carta di credito ma non era la mia, era quella del partito, ho sbagliato anche il PIN, orca miseria, e tutti questi errori evitiamoli, così quei soldi magari anziché restituirli sono andati a uso comune di io la carta di credito della Confcommercio l'ho lasciata al direttore, mi ha proposto il giorno scorso, mi ha detto Alberto ci diamo del tu chiaramente, sì, perché sì, il tono è totalmente informale, non abbiamo bisogno di metterci la cappa di ermellino, e mi ha detto Alberto ti devo consegnare la carta di credito, e ho detto no, tienila tu, io non voglio assolutamente avere. C'è una trasparenza. Questo dovrebbe essere l'insegnamento, ma a tutti i gradi della società e del governo di un paese, delle varie istituzioni, delle varie associazioni, questo dovrebbe essere. Cioè la politica, piuttosto che l'associativismo e quindi le varie Confcommercio e quant'altro, dovrebbero essere guidate da chi? Se ha delle spese gli vengano rimborsate, io sono d'accordo, questo ci mancherebbe altro, è ovvio questo. Ma che poi quell'impegno venga davvero dalla passione per quello che si fa e non dall'interesse del sistemare mio figlio, mio nonno, mia sorella, quell'altro, e prendere il soldo pesante alla fine del mese, perché ormai fare il politico non è più un ideale, non è più una missione, ma è un'impresa che riempie le tasche di chi si siede su quelle poltrone. Questo sarebbe l'esempio. E meno male che esistono ancora persone così, io dico, fortunatamente. Poi dopo, insomma, ognuno prenda le proprie decisioni e faccia come gli pare di fronte agli incarichi o a quelle che sono le proprie responsabilità. Come si dice troppe volte, il sistema poi condiziona il singolo, ma noi ci siamo proposti invece l'obiettivo di condizionare noi il sistema. Quindi speriamo che non sia le vicende politiche di questo scontro tra gli Orazzi e Curiazzi, però questa volta gli Orazzi hanno perso, hanno vinto i Curiazzi. Visto che stai parlando di Orazzi, salutiamo anche il nostro amico Orazio Mameli. Un abbraccio. Io non so di chi state parlando, ma saluto. Va bene. Detto questo, è comunque importante che nel pensiero che si possa cambiare un paese, prendendo anche spunto da quello che possa fare anche il governo centrale e chi c'è in questo momento, ci siano poi delle realtà che effettivamente sul campo si spendano, perché si può fare, ma se ci sono le persone giuste nei posti giusti. Dai territori parte il condizionamento per il governo centrale, chiamiamolo così. D'altro canto sono tutti i politici sono espressione della nostra volontà, e soprattutto l'uso che fanno del potere è l'uso che noi abbiamo quotidiano, è mutuato il nostro uso quotidiano, per cui se non cambia la mentalità di ogni singolo individuo non possiamo aspettarci, non possiamo chiedere che cambi la mentalità di chi ci rappresenta. È una cosa che sovente faccio a lui, che a volte ce l'avevo pulito, ho detto guarda che anche in Sicilia, un esempio emblematico, se un mafioso, un politico dico sale, sovente alla base ci sono tutta una serie di piccoli mafiosi che è l'espressione della democrazia che portano il mafioso lì. Quindi ogni tanto bisogna anche processare coloro che hanno il voto, perché non sempre sanno discernere la persona che deve rispondere. Ero in Sicilia proprio questo weekend, perché sono stato nominato dalla Giunta Nazionale del Sindacato Balneari commissario Sicilia, e lì andrai a fare un discorso. Ho già fatto un convegno domenica, sono stato relatore a un convegno e al mio fianco c'era un imprenditore balneare che fa parte dell'anti-racket, quindi è una dobbiamo andare in pubblicità, ma chiedo al DJ Fabietto una cosa che so che magari gli complicherà un po' la vita, ma quel famoso discorso finale di Rocky quando vinse contro Apollo Creed per il cambiamento, tutto può cambiare, lo prendiamo dopo se ce la facciamo. Torniamo tra poco con Elisabetta Sanna, andremo a parlare anche di volo in sicurezza, perché
Questa è un'altra cosa importante. A tra poco. Allora, tornando invece alla nobiltà dell'associazione che rappresenta Alberto Bertolotti, commercio, ha vissuto una guerra tremenda. L'ha vinta, in questo caso la battaglia, la guerra è lunga, la guerra è lunga. La battaglia, la prima battaglia è stata vinta, perché la guerra mi sa che è lunga. Ogni vittoria nasconde in sé sempre il seme della sconfitta, per cui bisogna sapersi ritirare prima della sconfitta. Sì, guarda, è una regola questa che vale molto anche per quanto riguarda la professione di chi fa o la televisione o la radio, soprattutto nei cambiamenti. Cioè, è molto più importante ed è molto più sicuro come metodo di lavoro il discorso del è meglio che mi annoi prima io di quello che sto facendo, però, che i telespettatori o gli ascoltatori. Riprendendo giustamente questa frase molto ponderata e saggia, la domanda mi viene allora spontanea: bisogna recuperare anche gli sconfitti a un discorso più ampio, dove possono dare il loro apporto critico e propositivo finalizzato a migliorare la vostra associazione? Dovete richiamare, come si chiama, De Idda? Giancarlo De Idda. Dovete richiamarlo. Non c'è bisogno di richiamarlo, perché Confcommercio è anche casa sua, è un iscritto, è un associato, e tra l'altro è attualmente ancora il presidente di Camera di Commercio, per cui è anche un onore avere un associato Confcommercio che sia presidente di Camera di Commercio. Quindi la risposta alla data è un po' come appunto Renzi, che dice: io le leggi le devo fare anche con Berlusconi, mica le posso fare solo da solo. Ovviamente, e con Grillo. In democrazia sì. Ma questo è un momento in cui dobbiamo giocare ad unirci e non a dividerci. Condivido. Anche perché noi sardi siamo atavicamente predisposti a disunirci, e questo è il nostro svantaggio strategico. Siamo pochi in un territorio, pochissimi in un territorio ricchissimo. Potremmo, se riuscissimo a fare sistema tutti quanti, a cooperare, a consorziarci, a fare rete, potremmo essere veramente la popolazione più ricca al mondo, o comunque poco ci mancherebbe. Quindi unire tutte le potenzialità, secondo te, possono rappresentare i grimaldelli per migliorare sul piano economico e sociale la nostra isola? Certo, assolutamente sì. Noi viviamo come gli arabi in una pozza di petrolio, sopra una pozza di petrolio, che è il nostro mare, è il nostro sole, è il nostro clima, è il nostro territorio, la nostra cucina, i nostri prodotti agroalimentari, per cui davvero bisogna fare. Col petrolio ci fanno una valanga di soldi, noi forse esatto. Non solo, poi stanno anche acquistando gli assetti economici più importanti in Italia e in Sardegna, anche per cui dovremmo prendere ad esempio un po' la loro ci capacità. Ci sono accorti dell'altro petrolio, non solo quello di colore nero, ma anche esattamente quello anche perché quello nero sta scemando, prima o poi finirà. Entro 20 anni non sarà più. Senti Alberto, ma qualcosa sta cambiando allora, tu che stai girando la Sardegna. Adesso siamo stati impietosi nelle critiche, guardiamo all'orizzonte, qualcosa sta cambiando. Ma guarda, siamo credo al punto più basso della crisi, anche se io dico che al peggio può non esserci limite. Credo che siamo al punto più basso della crisi. Diceva da questo... che in fondo al barile si può arrivare, ma si può anche scavare. Esattamente. Però una volta che veramente batti la testa sul fondo, l'unica via è quella della risalita, per cui speriamo di riuscire a mutuare tutti quei modelli di eccellenza che anche in Sardegna esistono e ci onorano con la loro capacità e il loro lavoro, e di guardare un po' l'orizzonte oltre la nostra terra, perché anche questo ci manca la capacità di viaggiare con umiltà, osservare e riportare indietro modelli che da altre parti sono estremamente efficaci, si sono rivelati estremamente efficaci, piuttosto che continuare presuntuosamente ad applicare modelli che non funzionano più. Una fotocopia. Non c'è niente da inventare. Non c'è niente da inventare. Tutto è già stato inventato. Io chiedo a Fabio intanto di prepararmi quel contributo. Lo so che è una forzatura, ma è una forzatura, tanto comunque il clima è questo. Nel senso, chiuderei con quella immagine, ma proprio per una questione di cambiamento, cioè nel senso dell'idea del cambiamento, prendendo spunto ovviamente da un film che ha poco a che fare con il cambiamento legato è lo slogan, quello che intendo. Sentiamo. Puoi farlo, fallo. Te ne ringrazio. Intanto volevo capire, perché uno che fa l'imprenditore è chiaramente preparato
È un po' come quando uno si laurea, no? Cioè tu sei preparato su una materia, poi quando dopo vai a finire nel mondo del lavoro la tua materia deve allargare i confini e quindi prepararsi, certo, anche su tutto il resto. Certo. Da imprenditore del settore balneare, quando uno diventa poi presidente di Confcommercio, cavoli, deve cominciare a pensare che il librone da leggere, da studiare è infinito. Quindi questa preparazione nel tempo o tutta insieme in questi mesi? Diciamo che mi sta piovendo addosso una tale mole di informazioni da processare che infatti sono un po' stanco e un po' confuso in questo momento. Anche perché la cosa difficile è poi dover rispondere a tutte le domande, certo, e dover, certo, essere sempre sul pezzo. Però ti metti al riparo il fatto che c'è una struttura sulla quale ci avvaliamo, della quale ci avvaliamo, che è preparatissima, capitanata dal direttore dottor Giuseppe Scura, e poi ci sono altri 15 colleghi dirigenti che io rappresento, ma ognuno dei quali proprio nel programma di cui tu mi chiedevi, presidente, ognuno dei quali ha una specifica, è incaricato su una specifica delega operativa, per cui ognuno di questi 15 è specializzatissimo in una determinata materia e io non devo far altro che sintetizzare, esatto, che sintetizzare il tutto. La funzione, ecco, chiaro, del presidente, certo, è quella, certo, quindi. Beh, vabbè, è supportato, è normale che sia così, è normale che sì, diciamo che, certo, che è un modello rivoluzionario quello che stiamo cercando di applicare, sì. Basta dire che da 2 settimane siamo insediati, abbiamo già tenuto 3 consigli direttivi negli ultimi anni, se ne teneva, sì, uno all'anno a malapena, sì, per cui scusami, sono già troppi, sì. No, beh, c'è talmente ho tante capito, cose da, cioè, fare, abbiamo un programma, capito, il programma talmente velleitario, esatto, ma speriamo che non sia velleitario, che speriamo che sia concretizzabile, non credo che sia un libro dei sogni e c'è molto da lavorare, per fortuna abbiamo sia la struttura che la compagine dirigenziale molto motivata e molto entusiasta. Condivido, adesso sarebbe quello di interloquire in termini molto propositivi con le strutture pubbliche, quindi con le amministrazioni comunali, anche loro giocheranno un ruolo importante e con le quali dobbiamo, esatto, stringere una alleanza, perché alleanza, da soli, sì, sì, ormai anche tra i comuni si sta facendo una guerra tra poveri, basta pensare anche all'esempio dell'apertura del Bricomen, peraltro il nostro associato con legittimi diritti da esercitare, ha lacerato il tessuto anche amministrativo, perché io se fossi amministratore del comune di Selargius farei la stessa scelta che ha fatto il comune di Selargius, perché ripeto, c'è una guerra tra poveri anche tra amministrazioni comunali, perché se non avesse aperto, se non avesse Selargius magari l'avremmo aprirebbe aperto a Quartuccio, aprirebbe a Elmas, aprirebbe a, per cui comunque il danno è un ragionamento da fare su area vasta, è per quello che è necessario non lasciare sole le amministrazioni comunali, che le amministrazioni comunali non lasciano da sole le aziende. Poi sono sempre, un dialogo serrato, sono sempre quei cani, sì, che sì, si mordono un po' la coda, perché la paura è quella che appunto arrivano grandi colossi e uccidono i piccoli commercianti e in realtà bisogna lì trovare sempre una via di mezzo. Lì indubbiamente la grande distribuzione organizzata è uno degli effetti, certo, purtroppo l'Europa ci è matrigna, sappiamo, in questo senso, perché la normativa di riferimento ormai è soltanto quella europea. Ma la regione, scusami, non può avvalersi di sue prerogative, per esempio limitare, non può, perché in un mercato libero eccetera eccetera stiamo verificando, ma io credo che possa, un tempo esisteva, esatto, il piano delle grandi strutture. Bravissimo. In regione, ma e diciamo regolamente che imponeva un ragionamento sull'area vasta, esatto, soprattutto, per cui secondo me qualcosa da risvegliare in questo, su questi temi ci deve essere, è nell'interesse di tutti. Abbiamo veramente pochi istanti prima di chiudere, innanzitutto grazie ad Alberto, grazie a voi, mi fatto molto piacere questo clima informale. Ah, sì, guarda, da noi funziona così. E allora, proprio perché abbiamo creato e cerchiamo sempre di creare questo clima informale che mette un po' a nostro agio, anche e soprattutto dalla sola diciamo parola che a me sta sempre un po' scomoda, che dà il senso della formalità, cioè il lei, guardi, scusi, mi sa che sì, rispetto, però il tu avvicina molto di ma più, certo, e ma quindi certo, ci piace quest'area informale. A proposito di questa informalità, col concetto che sia, sì, ovviamente una forzatura ma voluta nel cambiamento, nell'idea del cambiamento, chiudiamo la puntata oggi e poi vada la sigla, ci mancherebbe, con questo pezzo tratto da Rocky, visto che comunque per voi è stato un po' un incontro di pugilato, buttare giù dal ring, molto dialettico, buttare giù dal ring chi c'era insediato prima, sì, sì. Queste le parole che chissà, magari potranno veramente dare l'idea ancora che il cambiamento può essere possibile. Vediamo. Grazie. Grazie. Спасибо большое.
Quando sono venuto qui, non sapevo cosa mi aspettava. Когда вышел этим вечером на этот ринг, ho visto che molta gente mi odiava. E io non sapevo come la dovevo prendere. Poi ho capito che neanche voi mi piacevate. Я думаю, что я не любил их тоже. Ma durante questo incontro ho visto cambiare le cose. В течение всего этого боя я понял, что многое изменилось. Cioè quello che provavate per me è quello che io provavo per voi. Я почувствовал, что вы тоже изменились. Sul ring eravamo in due disposti a ucciderci l'un l'altro, ma penso che è meglio così che milioni di persone. Я думаю, что это лучше, чем даже 20 миллионов долларов. Però quello che sto cercando di dire è che se io posso cambiare, я думаю, что каждый тоже изменится. E voi potete cambiare. Вы можете измениться. Tutto il mondo può cambiare. Del alzati, brutto rimbambito. Bene. Ciao, 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 a domani. Ciao.